No, non avete sbagliato video. Non parleremo di mare, non parleremo di turismo, ma continueremo a parlare di fusione. Però prima devo completare quest'opera di gonfiaggio. Ebbene no, non parliamo di mare, non parliamo di sole, non parliamo di spiaggia. La tentazione ci sarebbe, dopotutto il sole è uno dei migliori laboratori per lo studio della fusione termonucleare, ma in realtà oggi parliamo di fisica. Parliamo di fisica e di come appunto stiamo cercando di ricavare energia elettrica per l'appunto dalla fusione. E lo facciamo aiutandoci con questo salvagente che in realtà ci interessa perché ha la forma di una ciambella. Ed è proprio in contenitori a forma di ciambella che noi svolgiamo i nostri esperimenti e nei quali un giorno speriamo anche di poter produrre energia elettrica. Ma facciamo un piccolo passo indietro. In una delle puntate precedenti abbiamo visto che tutto il problema sta nel far fondere due isotopi dell'idrogeno. Nel processo di fusione si libera dell'energia che noi cerchiamo di convertire in energia elettrica. Questo avviene in un plasma, che è un gas appunto di isotopi dell'idrogeno ad alta temperatura, e naturalmente occorre un contenitore adatto. Un contenitore materiale naturalmente, ma da solo non basta, perché un contenitore materiale intanto potrebbe non reggere ai carichi termici che il plasma a queste temperature impone, e anche il plasma stesso potrebbe veder degradate severamente le sue proprietà nel caso andasse a toccare le pareti del contenitore stesso. Quindi la strategia che noi abbiamo è quella di usare delle bottiglie. Avete sentito bene, appunto, non le bottiglie di acqua minerale ghiacciata che magari portiamo al mare, ma bottiglie direi in senso metaforico, ma neppure tanto. Sono bottiglie magnetiche che sfruttano proprio la forza che un campo magnetico esercita su particelle cariche in moto. Siamo tutti familiari con i campi magnetici. Ecco, questa calamita produce un campo magnetico che è in grado, ad esempio, di sostenere questo oggetto. Ma anche la nostra Terra produce un campo magnetico che è estremamente importante perché ci scherma dai raggi cosmici, dalle particelle cariche che arrivano dallo spazio profondo e potrebbero e sarebbero, in assenza del campo magnetico terrestre, dannose se non letali per tutti noi. E ci serve anche il campo magnetico terrestre per orientarci, cosa che i naviganti con le loro bussole sanno proprio bene. Ebbene, il punto è che questo campo magnetico però può esercitare una forza anche su particelle cariche in moto, e le particelle che vanno a fondersi sono proprio cariche positivamente, hanno una certa velocità, anzi abbastanza elevata proprio perché hanno temperature elevate, si muovono e possono risentire di forze prodotte dai campi magnetici. Se noi progettiamo, disegniamo questi campi magnetici in maniera sufficientemente furba, riusciamo a produrre delle forze che sono in grado di tenere le particelle distanti dalle pareti e quindi di tenerle confinate all'interno di un recipiente senza che tocchino le pareti stesse. E ecco quindi il termine bottiglia magnetica, come dicevo, termine metaforico fino a un certo punto, perché i primi esperimenti avevano proprio più o meno la forma di bottiglia, erano direi quasi le camere di contenimento di materiale spesso vetroso, e avevano due colli, uno qui e uno qui, e il campo magnetico aveva appunto in qualche maniera aveva la forma di una bottiglia con due strozzature all'estremità. Si è presto realizzato però che configurazioni di questo tipo non erano molto efficienti. Per quale motivo? Perché le particelle facilmente scappavano dalle estremità e così facendo si aveva appunto una forte perdita della rendita e un raffreddamento quindi del nostro plasma. E la soluzione è qual è stata? Beh, la soluzione, eccola qui di nuovo, data dal nostro ciambella, è stata quella di trasformare un oggetto rettilineo in un oggetto
curvilineo, toroidale, come si dice con un termine tecnico. Questo toroidale è proprio l'aggettivo che in qualche maniera descrive una ciambella che, come vedete, non ha un inizio e una fine e quindi è un sistema ideale per mantenere al suo interno le particelle. Con adeguate bobine noi siamo in grado di produrre dei campi magnetici che hanno proprio la forma della ciambella e che sono in grado appunto di contenere, di costituire una scatola immateriale, una gabbia immateriale che fa il suo lavoro, mantiene il plasma in posizione, lo mantiene distante dalle pareti e quindi ci permette di studiarlo in maniera adeguata, in maniera adatta. Quindi questa è la storia di oggi. Naturalmente adesso vi saluto perché tutto sommato la tentazione di andarsi a fare un bagno con questo salvagente non è poi delle, come dire, è forse una tentazione che viene, e di nuovo la scusa ufficiale naturalmente sarà quella di andare a studiare il sole e la fusione nel sole. Arrivederci.